Kiev reagisce a Bakhmut. Stiamo contrattaccando e freneremo l'offensiva russa, afferma il comandante delle forze di terra ucraine. Mosca dichiara di aver respinto un attacco con droni sul porto di Sebastopoli in Crimea. Più di 1000 cittadini europei evacuati dal Sudan infiammato dalla guerra civile. In arrivo all'aeroporto di Ciampino, gli italiani che hanno voluto lasciare il paese, ancora presenti in Sudan, i volontari di Emergency e alcuni missionari. La guerra in Ucraina fa impennare gli ordini dell'industria bellica. Vertiginoso aumento delle spese militari in Europa, nuovo record mondiale per il commercio di armi, secondo l'Istituto di Ricerca per la Pace Internazionale di Stoccolma. Non dimenticare quanti hanno lottato per la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando le associazioni combattentistiche e d'arma alla vigilia del 25 aprile. Tanti italiani in questo ponte del 25 aprile sono in viaggio, ma c'è anche chi è rimasto a casa, un po' per scelta, un po' per necessità. Buonasera dal TG2000, ben ritrovati. In apertura di giornale c'è il conflitto russo-ucraino. Si registrano segnali di una controffensiva di Kiev a Bakhmut. Attacco anche sulla Crimea e un drone ucraino esplode alle porte di Mosca. Sentiamo Vito De Torre. La mattina dopo l'attacco respinto in Crimea dalla Marina Militare di Mosca, le uniche immagini che filtrano da Sebastopoli sono quelle di una bellissima giornata. Gli abitanti di Sebastopoli si godono il sole, passeggiano tra i tulipani in fiore. Curiosamente, tutte le persone intervistate si dicono per nulla angosciate di quanto accaduto nella notte, le esplosioni nei pressi della base navale russa. Addirittura questa donna dice che la sua abitazione ha tremato a causa del boato, è vero, ma spiega di essere serena perché sa che l'esercito russo sta proteggendo lei e la sua famiglia. A spiegare quanto accaduto è il portavoce del Ministero della Difesa di Mosca. Verso le 3:30 del mattino, ha dichiarato Igor Konashenkov, il regime di Kiev ha cercato di attaccare la base della flotta del Mar Nero a Sebastopoli con 3 imbarcazioni ad alta velocità, senza equipaggio. La Russia afferma di aver distrutto tutti e 3 i droni navali senza subire vittime o perdite, ma nessuno ha potuto verificare sul campo quanto accaduto. Konashenkov non fa menzione del drone precipitato nella periferia di Mosca con 17 kg di esplosivo, notizia circolata nelle agenzie internazionali. In questi giorni è in visita in Italia l'arcivescovo di Leopoli, città che si trova nell'Ucraina dell'Ovest. Monsignor Mieczyslaw Mokryskiv è a Cagliari in occasione dei festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Bonaria, patrona massima della Sardegna, su invito del segretario generale della CEI e arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi. In un incontro con la stampa, l'arcivescovo di Leopoli ha ringraziato la Chiesa italiana e il suo popolo per le preghiere, gli aiuti umanitari inviati e per l'ospitalità offerta ai profughi di guerra. Altro scenario di guerra sanguinosa in Sudan. Gli stranieri lasciano in massa il paese e rientrano in Italia anche i nostri connazionali. Ci riferisce Antonella Mitola. L'Italia ha completato l'evacuazione dei 105 cittadini italiani rimasti intrappolati a Khartoum, capitale del Sudan, dopo lo scoppio delle ostilità lo scorso 15 aprile fra l'esercito regolare e i paramilitari della forza di intervento rapido. Stanno tutti bene, l'Italia ha aiutato anche cittadini di altri paesi a lasciare il Sudan. Io voglio ringraziare l'unità di crisi della Farnesina, tutti i militari che hanno partecipato all'operazione di evacuazione, naturalmente anche la nostra intelligence, grazie a una cooperazione tra tutti queste branche dello Stato. In Sudan sono rimasti alcuni volontari di Emergency e qualche missionario che non hanno voluto lasciare il paese. Apprezzamento per la rapida operazione di rimpatrio dei connazionali è stata espressa dal Presidente della Repubblica Mattarella. In Francia e Spagna sono arrivati oggi i primi voli con i cittadini rimpatriati. Gli occidentali e gli stranieri che possono stanno lasciando il paese africano, sprofondato da 10 giorni in una spirale di violenza fra le forze del generale Abdel Burhan e i paramilitari delle forze di supporto rapido guidati dal generale De Gaulle, che si fronteggiano per la conquista del potere. Per la popolazione intrappolata fra bombe e combattimenti la situazione diventa sempre più drammatica. Iniziano a mancare acqua, cibo, medicine ed elettricità.
Il 70% degli ospedali è stato costretto a sospendere i servizi, denuncia il Comitato dei Medici Sudanesi. Al momento a nulla sono serviti gli appelli della comunità internazionale per l'apertura di un dialogo. Mai così tanto denaro impiegato per le armi. Ammonta a più di 2.000 miliardi di euro la spesa militare globale nel 2022, lo rivelano i dati dell'Istituto di Ricerca per la Pace Internazionale di Stoccolma. Sentiamo Marco Burini. Come diceva quell'amarissimo, indovinatissimo film di Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza di fare soldi, tanti soldi, una montagna. Nel 2022 2.240 miliardi di dollari, più di 2.000 miliardi di euro, più 3,7% rispetto all'anno prima. L'Istituto di Ricerca per la Pace Internazionale di Stoccolma, che da anni analizza la spesa militare globale, oggi sforna dati tanto sconfortanti quanto poco sorprendenti. Grazie alla guerra in Ucraina, la spesa in Europa è esplosa del 13%, numeri che non si vedevano dalla fine della guerra fredda. Ma anche i punti di crisi in Asia, Taiwan anzitutto, spingono i giganti a spendere ancora di più. L'anno scorso gli Stati Uniti hanno investito 877 miliardi di dollari, 800 miliardi di euro, quasi il 40% delle spese militari mondiali, seguiti con il 13% dalla Cina, rivale sempre più ambizioso e agguerrito. Sul terzo gradino del podio, guarda caso, la Russia del guerrafondaio numero uno, Putin, che ha destinato più del 4% del PIL agli armamenti. Invadendo l'Ucraina, il boss del Cremlino ha fatto fare salti di gioia a produttori e venditori di materiale bellico. Per difendersi, l'Ucraina di Zelensky ha speso un patrimonio, 40 miliardi di euro, mentre chiede armi di tutti i tipi agli alleati, che sono ben felici di dargliele. C'è da svuotare gli arsenali di armi vecchie e c'è da provarne di nuove. Le guerre si fanno anche, se non soprattutto, per questo, dice Papa Francesco. La campagna internazionale contro le spese militari, cui aderisce la rete italiana Pace e Disarmo, chiede ai governi di cambiare rotta, fare tagli rapidi e profondi, investendo piuttosto su cooperazione e diplomazia. L'alternativa per il genere umano è estinguersi, armi in pugno. Alla vigilia del 25 aprile, oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e ha elogiato il loro impegno per tenere viva la memoria della liberazione. Il servizio di Federico Plotti. Serve tenere viva la memoria, mai dimenticare chi ha lottato per la difesa della libertà di tutti, anche quella nostra. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d'arma, elogia l'impegno di tutti quelli che mantengono ancora vivo il ricordo del contributo di chi, anche pagando un duro prezzo di sangue, ha combattuto per la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazifascista. Domani, 25 aprile, saranno passati esattamente 78 anni dalla fine dell'occupazione tedesca e dalla caduta del regime di Mussolini, anni che, dice ancora il capo dello Stato, sono stati tra i più drammatici della storia del nostro paese. Mattarella, come da tradizione, sarà domani, per il 25 aprile, all'altare della patria per rendere omaggio al milite ignoto. Con lui a Roma ci sarà anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, negli ultimi giorni al centro di fortissime polemiche per le sue posizioni in qualche modo revisioniste di quegli anni che videro la caduta di un regime e, grazie alla guerra partigiana e al sacrificio di moltissimi uomini e donne, l'inizio di un processo democratico che ha finito per cambiare la faccia dell'Italia. Subito dopo, La Russa andrà in Repubblica Ceca, dove visiterà un campo di concentramento, e a Praga onorerà la memoria del patriota e simbolo della resistenza antisovietica Johann Palach. Nella capitale, a Piazza Venezia, per l'omaggio alla tomba del milite ignoto ci sarà anche la premier Giorgia Meloni. Numerosi cortei in tutta Italia, l'AMPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, sarà a Roma, grande manifestazione anche a Milano, città medaglia d'oro per la resistenza, dove ci sarà anche la neo segretaria del PD, Elly Schlein. E proprio oggi, vigilia del 25 aprile, nella Basilica Romana di San Lorenzo fuori le mura, è stato reso omaggio ad Alcide De Gasperi. Sentiamo perché, ce ne parla in diretta da San Lorenzo Augusto Cantelmi. Ecco, ti ascoltiamo, Augusto. Buonasera Francesco, sì, buonasera a tutti. Non tutti sanno che a istituire le celebrazioni del 25 aprile fu proprio Alcide De Gasperi, che qui è sepolto. Lo fece nel 1946, indicò proprio nel 25 aprile la data giusta per ricordare la guerra di liberazione, la liberazione del paese, ma anche per indicare un momento di riconciliazione nazionale. Lo fece 78 anni.
anni fa, e possiamo dire che quelle parole non sono state poi pienamente rispettate. Poco fa c'è stata una cerimonia di commemorazione della Fondazione De Gasperi con una corona posta qui dove ci sono, dove c'è un monumento che ricorda appunto De Gasperi, presente tante associazioni, ma anche esponenti politici per il governo, presente il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Lollobrigida. La corona è stata posta dal presidente della Fondazione De Gasperi, l'ex ministro Alfano. In tutti i commenti poi che in qualche modo abbiamo sentito viene fuori sempre questa parola riconciliazione, unità, che era proprio quello che voleva De Gasperi, che è stato uno dei grandi protagonisti nella lotta partigiana, ma anche poi per la ricostruzione del paese. Allora andiamo a ascoltare le voci che abbiamo raccolto poco fa e poi la linea può tornare allo studio. Probabilmente pochi ricordano che sia stato il presidente Alcide De Gasperi a decidere questa festività, e ci è sembrato un buon motivo questo per rendere un omaggio alla memoria del presidente De Gasperi, rinverdire la radice unitaria di questa festività. Fu Alcide De Gasperi a volere la festa del 25 aprile e la volle come momento unificante per tutti gli italiani, perché è innegabile che la Repubblica nasce nella lotta al fascismo e nella resistenza. Cioè una festa che chiudeva con un passato inaccettabile, ma voleva costruire un futuro comune per tutti gli italiani. Insomma, ricordiamoci che De Gasperi, e questo fa la differenza fondamentale, dal carcere in cui l'aveva gettato Mussolini, scrive a Meda: io tutte le sere recito un Padre Nostro per l'anima di Mussolini, perché si possa prima o poi redimere. Con le parole che furono di De Gasperi, una volontà di unire questa nostra nazione come merita di essere, al di là degli odi, al di là delle fazioni che possono indebolirla. Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa, oltre 800 nel giro di 24 ore. Un barchino di 7 metri è affondato a largo dell'isola e un peschereccio ha salvato 34 naufraghi. Tutti i dettagli da Beatrice Bossi. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, la guardia costiera ha gli occhi incollati sul Mediterraneo. Nelle ultime ore di fronte alle coste di Lampedusa si sono consumati due diversi naufragi. 76 persone sono state salvate, una ventina sono ancora disperse, mentre un uomo non ce l'ha fatta ed è morto affogato. Erano a bordo di due distinti barchini partiti entrambi due giorni fa dalla Tunisia. Su quello stesso tratto di mare erano in viaggio verso l'Europa anche altri 19 natanti, sono tutti sbarcati a Lampedusa nelle ultime 24 ore. L'hotspot dell'isola è dunque tornato a riempirsi. In poche ore sono diventati oltre 1500 gli ospiti della struttura. Sono ghanesi, malesi, senegalesi, nigeriani e sudanesi. Da quest'ultimo focolaio di guerra le Nazioni Unite stimano la fuga di almeno altre 20.000 persone. Intanto il mare al largo della Libia ha restituito 34 cadaveri. Non si sa a quale naufragio appartengano. Di certo sono vittime dell'ennesima fatale traversata. Oggi alle 12 tutti gli operatori dei dipartimenti di salute mentale in Italia hanno osservato due minuti di silenzio, interrompendo ogni attività clinico-assistenziale in ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente che ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato. E un cittadino marocchino è rimasto ucciso oggi in un conflitto a fuoco con i carabinieri a Fara Vicentino, provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo aveva sottratto la pistola a un carabiniere e poi aveva sparato a un vigile urbano, ferendolo. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto la segnalazione che un uomo in escandescenza stava urlando in mezzo alla strada: Allah Akbar, Allah è il più grande. E ora in Vaticano si è svolta oggi la prima riunione del Consiglio dei Cardinali, il cosiddetto C9, nella versione rinnovata da Papa Francesco agli inizi del mese scorso. Ci riferisce Cristiana Caricato.
Prima riunione per il nuovo Consiglio dei Cardinali rinnovato il 7 marzo scorso da Papa Francesco. Un assaggio dell'universalità della Chiesa con porporati che arrivano da Africa, America, Europa ed Asia a disposizione del Papa per aiutarlo e sostenerlo nel governo della cattolicità. Un organismo istituito da Francesco con un chirografo il 28 settembre 2013, a pochi mesi dalla sua elezione, in modo da avere diverse prospettive sulla riforma della Curia che aveva in progetto di realizzare, portata a compimento con la Costituzione Apostolica Praedicata Evangelium pubblicata nel marzo del 2022. Concluso il primo compito, il Consiglio dei Cardinali è ora chiamato a coadiuvare il Pontefice, soprattutto in questa stagione sinodale, con la prima fase continentale ancora in atto del Sinodo. Ma non solo, ciò che preme a Bergoglio è poter contare su differenti visioni, su letture delle necessità pastorali che provengono da contesti sociali e culturali diversi per storie e tradizioni. Lo sguardo del Cardinal Gracias, arcivescovo di Bombay, e quello del Cardinale Ambongo, pastore di Kinshasa, nel cuore dell'Africa dilaniata dai conflitti, o l'esperienza di pastori come il Cardinale Lacroix, arcivescovo di Quebec, e O'Malley, arcivescovo di Boston, messa a confronto con la realtà vissuta dall'arcivescovo di San Salvador de Bahia, il Cardinale da Rocha, per non parlare dell'Europa in crisi di fede, affamata di pace, rappresentata dall'arcivescovo di Lussemburgo, il Cardinal Hollerich, dal Cardinale Omeia, pastore di Barcellona, e dai cardinali di Curia, come il segretario di Stato e il presidente del governatorato. Un modo per farsi prossimo ai problemi più urgenti e trovare soluzioni adeguate. E manca ormai pochissimo al viaggio apostolico di Papa Francesco in Ungheria, in programma dal 28 al 30 aprile. Ecco come si sta preparando la Chiesa e tutto il Paese alla visita del Pontefice. Il servizio di Rita a Salerno. Vediamo. Sarà anche un viaggio al centro dell'Europa, sulla quale continuano ad abbattersi gelidi venti di guerra, mentre gli spostamenti di tante persone pongono all'ordine del giorno questioni umanitarie urgenti. Rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro per il Regina Coeli, Francesco chiede preghiere per la sua 41esima visita internazionale in Ungheria, dove si recherà per 3 giorni, da venerdì 28 a domenica 30 aprile, per completare il viaggio compiuto nel settembre 2021 in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale. Poi il suo pensiero va al popolo ungherese, che ringrazia per l'impegno con cui sta organizzando la visita sul tema Cristo è il nostro futuro. A Budapest, dove soggiornerà, fervono i preparativi. Xaba Kovesi, che sta portando un crocifisso a grandezza naturale, racconta che aspettava da tempo questo momento per incontrare il Vescovo di Roma e per essere da lui benedetto. Sull'auto che trasporta il crocifisso spiccano le immagini di colombe in segno di pace e di Papa Francesco. Gira in lungo e largo la città per ricordare ai suoi cittadini l'imminente arrivo del Papa, che è il quarto pontefice a visitare l'Ungheria dopo Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Non abbiamo pensato alla Papa mobile, dice Saba. Abbiamo pensato semplicemente di ricevere una benedizione dal più importante uomo sulla terra. Poi si ferma davanti alla cattedrale di Santo Stefano, dove il Papa venerdì pomeriggio incontrerà il clero, mentre turisti e curiosi si fermano a guardare e a fotografare la macchina con il crocifisso a bordo. Sono oltre 350.000 i clienti italiani coinvolti nella vicenda Eurovita, che mette a rischio più di 15 miliardi di euro di fondi investiti attraverso le polizze collocate dalla società. Lo segnala il Codacons in merito alla situazione della società assicurativa commissariata, che ha disposto il blocco dei riscatti delle polizze vita fino al 30 giugno. E sono almeno 8 i feriti del presunto attentato avvenuto nel centro di Gerusalemme, nei pressi di un mercato, dove un uomo alla guida di un'auto ha investito alcuni pedoni. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Il presunto attacco è avvenuto mentre Israele stasera si prepara a celebrare Yom HaZikaron, la giornata in memoria dei soldati caduti in difesa dello Stato ebraico e delle vittime del terrorismo, alla vigilia della festa dell'indipendenza. Torniamo in Italia, dove in questo ponte tante persone, il ponte del 25 aprile, hanno potuto riposarsi dal lavoro, spostarsi dalle abituali residenze e anche svagarsi. Ma c'è anche chi è rimasto a casa, un po' per scelta, un po' per necessità. Sentiamo Raffaella Frullone.
Il Sole, il Ponte del 25 aprile e il Salone del Mobile. Milano torna a riempirsi di turisti che hanno scelto il capoluogo lombardo per queste giornate di festa. Con l'occasione del ponte, qualche giorno a Milano. Sto a Torino a vivere e ha detto quale migliore occasione per un bel ponte lungo per venire a Milano. La sorella qui e oggi ne ho approfittato per venirla a trovare. Dato che il nord c'è molto più lavoro rispetto al sud, dal sud siamo saliti al nord per trovare i nostri amici che sono qui, l'abbiamo approfittato per vedere la città appunto. A passeggio nel parco c'è anche chi è rimasto in città per motivi di lavoro. Sarei in smart working e lo sono in pausa pranzo, quindi sì, sono qua a Milano per lavoro. Sono rimasto qui perché avevo da fare dei lavori. Lavoro, sono in partita IVA. Sì, ho preso un giorno di ferie perché ci sono i ragazzi e li porto a visitare la City. Per lavoro, perché oggi mia moglie lavora e quindi sono venuti i miei genitori, approfitto della giornata libera per me, però mia moglie è in ufficio. C'è anche chi ha rinunciato a partire per evitare la ressa o frenato dagli aumenti. Oh, no, troppa gente, troppo movimento. Si partirà quando c'è più calma. Aumenta tutto quando ci sono i ponti e le feste, quindi andiamo quando non ci sono feste. Vogliamo evitare, essendo pensionati, di trovarci in mezzo al traffico. Quando tu giri, sei una famiglia di tre, adesso altro figlio a quattro, devi scegliere dove andare a mangiare, devi sempre stare attento a tutto. Abbiamo deciso di non partire per evitare il traffico, il troppo casino per le strade e poi alla fine comunque Milano per pochi giorni offre sempre tante cose. L'Italia alle prese con la grave siccità. I livelli dell'acqua nel lago di Garda, il lago più grande d'Italia, sono da allarme rosso. A evidenziarli l'immagine scattata da un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea. I livelli del grande lago alpino sono precipitati al punto più basso dal 1953, pensate. Questo calo pone l'acqua nel lago di Garda solo 45,8 centimetri sopra lo zero idrometrico rispetto alla media degli ultimi 70 anni che è di 109 centimetri. Ed è anche allarme smog in Europa e in Italia, dove la pianura padana si conferma tra le aree più inquinate. I numeri questa volta riguardano però i più giovani. Ogni anno oltre 1200 minori sono vittime dell'inquinamento accumulato nei 27 paesi dell'Unione Europea e in Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia. La stima arriva dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. E ora, tornando al 25 aprile, alla lotta per la liberazione, vi facciamo conoscere una storia d'amore proprio di quel periodo, tra Achille e Afrodite, entrambi partigiani. Ce la racconta Luigi Ferraiuolo. Stamattina mi sono alzato. Dita adorata, la fine che prevedevo è arrivata. Muoio ammazzato per la mia patria. Addio, Dita, non dimenticarmi mai e ricorda che tanto ti ho amata. Vai da mia madre a passo di Treia appena potrai, tale è il mio ultimo desiderio. Muoio da forte, onestamente, come ho vissuto. Addio, Dita. Addio, gnau mio. Achille. Achille Barilatti scrisse due lettere prima di essere ucciso dai nazifascisti, una alla madre, l'altra all'amore della sua vita, Afrodite Marasli, cittadina greca imprigionata nelle Marche, nel campo di concentramento di Pollenza. Achille era il capo di un raggruppamento partigiano col nome di battaglia di Gilberto della Valle, proprio nelle Marche. Molti storici hanno sostenuto che fosse nella possibilità di fuggire quando fu arrestato, ma che avesse preferito seguire i precetti di quel codice d'onore non scritto che impone a un capo di non abbandonare i suoi uomini. In realtà, dalle ricostruzioni dei testimoni, venne catturato a casa della fidanzata Afrodite, detta Dita. Una storia d'amore nella lotta di liberazione completamente sconosciuta. È una storia incredibile, molto affascinante, peraltro a partire dai loro nomi che richiamano la mitologia greca e che è avvenuta proprio tra le montagne, si sono incontrati tra le montagne durante la lotta di liberazione. Il modo più bello per ricordare il 25 aprile. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il gol di Raspadori segnato a Torino alla Juventus porta il Napoli a un passo dallo scudetto che potrebbe arrivare già nel prossimo turno di campionato. Nell'attesa però la festa è già iniziata. Subito dopo il fischio finale nella città partenopea sono esplosi i festeggiamenti con caroselli e fuochi d'artificio. 10.000 tifosi hanno accolto nella notte la squadra all'aeroporto di Capodichino. Ed è festa anche per gli appassionati di Scarabeo, il gioco da tavolo basato sulla formazione di parole di senso compiuto che proprio in questo 2023 compie 75 anni. Sentiamo Clara Iatosti.
J'aime la langue française, ses mots et sa richesse. Amo il francese, le sue parole, la sua ricchezza, ha carattere fantastico e completo. I festeggiamenti sono iniziati con la poetessa Chloé M ed una performance intrigante davanti alla Torre Eiffel, dedicata al più antico gioco di parole da tavolo. Lo Scrabble spegne infatti quest'anno 75 candeline. Inventato dall'architetto Alfred Batz durante la Grande Depressione e brevettato nel 1948, ha spiegato Ray Adler, vicepresidente dell'azienda produttrice, parte da 7 lettere estratte a caso da un sacchetto. Ogni giocatore le colloca su un tabellone cercando di comporre il maggior numero di parole e raggiungere più punti. La griglia è quadrata, 15 caselle per 15, a differenza dello scarabeo più popolare in Italia, che è 17 per 17. Per celebrare il compleanno e l'imminente ascesa al trono di Carlo III, il modista britannico Justin Smith ha creato una corona fatta di tessere di Scrabble. Il pezzo è ispirato alla corona di Sant'Edoardo, la stessa usata dal 1661. Justin racconta che giocava a Scrabble con sua nonna e che lo ha aiutato con la dislessia. Ci gioca la regina Camilla, come pure facevano Alfred Hitchcock e Joan Fontaine nel 1940, mentre girava nel sospetto, e paracadutisti oggi a 10.000 metri d'altezza. Il gioco è disponibile in 30 lingue, incluso il Braille, e diffuso in 120 paesi in tutto il mondo. Facciamo solo una breve pausa, torniamo tra pochissimo al telegiornale. Eccoci di nuovo al TG. Giovedì 27 aprile, proprio alla vigilia del suo viaggio apostolico in Ungheria, Papa Francesco riceverà in udienza in Vaticano il primo ministro dell'Ucraina, Denis Shmyhal. L'appuntamento a Palazzo Apostolico è alle ore 9. Il premier ucraino sarà a Roma da mercoledì 26 aprile per partecipare alla conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. Ed è tutto, vi lascio al meteo e alla diretta della Santa Messa. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG2000 delle ore 20:30. A più tardi, vi aspetto.